Ciao tesori, benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi sono qui per leggere delle vostre esperienze paranormali. Alla fine di questo video ci sarà una sorpresa per voi, quindi vi consiglio di restare e guardare. Iniziamo. Miss Book mi scrive: io abito in una casa di molti anni fa e per tutte le volte che appendiamo i festoni per i decompleanni, come palloncini o bandierine, dopo puntualmente 1 o 2 giorni cadono e chi ci creda o no, tutti insieme. Il fatto è che non cadono come se lo scotch non tenesse più, ma come se qualcuno lo staccasse. Lo so che qualcuno li stacca, anche perché più di una volta dopo questo accaduto ho provato a riattaccarli, ma succedeva qualcos'altro. Cadevano le pentole, i giocattoli di mia sorella. Ma ormai non ci faccio nemmeno più caso. Oltretutto, ieri mi stavo asciugando i capelli e non so se appunto erano i capelli, ma ho sentito come una mano che mi si è appoggiata sulla spalla. Etsy scrive: io ho 12 anni e mia mamma è mancata da poco, un mese. Mi dispiace. Comunque i primi giorni mi sentivo crollare, non realizzavo molto, ma piangevo, piangevo e basta. Poi di sera iniziai a parlare con mia mamma, facendo come se lei fosse lì con me. Le chiedevo varie cose, le chiedevo tutto, più di ciò che le dicevo quando era viva. Una sera però piansi dalle 10 fino a più o meno le 4 di notte, dopodiché mi addormentai. Mi addormentai anche super serena perché poco prima mi era accaduta una cosa molto strana, ma fantastica. Mi sentivo abbracciata, ma non come quando qualcuno ti abbraccia, ecco, ma proprio abbracciata, con un abbraccio che conoscevo benissimo. Era quello della mia amata mamma. Poi aprii gli occhi e non vidi nessuno. Non ero spaventata, ma di una felicità immensa. Da quel giorno di sera le chiedo delle cose, ad esempio di prendere 10 il giorno dopo, o comunque sciocchezzine del genere. Quindi ho avuto e ho ancora adesso questa strana esperienza paranormale, ma io la reputo meravigliosa, perché un po' è come se io e mia mamma non ci fossimo mai separate. Bellissimo. Gabriella mi scrive: ultimamente stanno succedendo delle cose molto strane in casa. Sono cose molto difficili da spiegare, quindi farò del mio meglio. Sono successe entrambe mia mamma e mio fratello, mentre io non ero con loro. La prima è stata quando mio fratello stava facendo il caffè. La macchinetta non funzionava perché non c'era acqua, quindi mamma l'ha riempita e ha svuotato il contenitore delle capsule vuote. Ha fatto un caffè per lei e un caffè per mio fratello, che si è rovesciato tutto. Il fatto è che quando stava rifacendo il caffè per mio fratello e si è girata per metterglielo sul tavolo, c'era già un altro caffè che non aveva fatto lei e non si sono saputi spiegare questa cosa e non sapevano da dove venisse quel caffè. Inoltre, quando lei ha controllato il contenitore delle capsule, c'erano solo 2 capsule vuote, mentre ce ne sarebbero dovute essere 4 contando quello uscito dal nulla, il primo di mia mamma, il primo di mio fratello e quello fatto dopo per lui. L'altro episodio è stato l'altra sera, era dopo cena e io ero in bagno a lavarmi. Mio fratello e mia mamma erano in cucina a sparecchiare. Mamma era ancora seduta sul tavolo e mio fratello stava mettendo la tazza del latte nel lavandino. All'improvviso mamma si è sentita qualcosa come se le fosse passato qualcosa sul piede, ma non ci ha fatto molto caso, pensando che fosse una piega della ciabatta che si rimetteva bene. Il fatto inquietante è che dopo mio fratello, dopo aver messo la tazza nel lavandino, si è girato e ha detto a mamma di aver visto un'ombra passarle sotto il tavolo, proprio quasi sopra i suoi piedi. Nicoletta scrive: ciao Chiara, la mia esperienza non è successa a me personalmente, ma a mia zia, ma ci tenevo comunque a raccontartela. In pratica mia zia aveva prenotato un albergo e mentre entravano nella loro stanza, mio cugino piccolo aveva chiesto a mia zia: mamma, chi è quella signora? E mia zia gli dovette rispondere: quale signora? E mio cugino a sua volta: quella signora seduta sulla sedia. Mia zia rabbrividì letteralmente e chiese a mio cugino com'era questa signora, che lei appunto non riusciva a vedere. E lui le rispose che la signora era vestita di blu e aveva dei capelli neri. Mia zia chiese ancora a mio cugino che cosa stesse facendo quella signora. E il cugino rispose: è dietro di me e mi sta facendo il solletico. Il giorno seguente, mia zia chiese a mio cugino dove si trovava la signora. È dietro di me un'altra volta e mi sta facendo di nuovo il solletico. Marzia ci scrive: vado nel bagno da sola, non c'era nessuno, sento qualcuno entrare al bagno che mi stava alla destra. Ero spaventata e non so nemmeno io perché. Comunque faccio le mie cosine ed esco. Ma prima che me ne vado, la porta del bagno destro, dato che era chiusa, si aprì da sola. E le finestre erano tutte chiuse. Spaventata mi misi a correre e sentii qualcuno dietro di me, come se mi stesse inseguendo. Tornata in classe lo raccontai ai miei amici e non successe più nulla, ma 2 mie amiche mi dissero che allora era successa la stessa identica cosa. Ci deve essere qualcuno in quel bagno.
Sofia ci dice che la sua storia paranormale è corta, ma altrettanto inquietante. Una sera si stava lavando i denti, era tranquilla, ed a un tratto ha visto cadere la tovaglia in un modo normale. L'ha raccolta, ma la seconda volta non è caduta in un modo normale. È caduta come se fosse stata lanciata da qualcuno. E alla fine è scappata da sua madre. Rebby ci scrive: a me è successa una cosa abbastanza strana. Eravamo sulla girandola del parco giochi io e dei miei amici. Stavamo facendo la seccanti e balli perdi. All'improvviso arriva una canzone di Kesha che nel videoclip contiene la stella di Satana. Quando appare il segno, la girandola inizia a girare e si sente una voce strana e molto bassa. Ma non c'era vento. Ti giuro, abbiamo cambiato il video. Spero che lo leggerai. Un bacio. Un bacio a te, tesoro. Lalla ci fa una domanda invece. Dice che ha due sorelle piccole che ogni tanto vede e sente parlare da sole, completamente da sole contro il muro praticamente, e ci chiede una mano, ci chiede che cosa deve fare perché è molto spaventata. Ora tesoro, io ti posso dire che molto spesso capita che i bambini parlino da sole, hanno un'immaginazione molto più forte di quella di noi adulti, però ti posso dire di stare attenta, comunque controlla, magari fai domande, se iniziano a parlicchiare un po' di più chiedigli con chi stai parlando e chiedigli un po' che cosa succede e che cosa sentono, chiedigli informazioni, cerca di capire che cosa stanno salutando, se è soltanto un loro gioco, cerca di capirle e cerca di stare comunque sempre molto attenta a quello che fanno, come si comportano e tutto. Comunque, in qualsiasi caso, mi raccomando, dillo alla tua mamma perché è la cosa principale, deve saperlo soprattutto lei, la tua mamma o il tuo papà ovviamente. Rosa ci scrive: ciao Chiara, so che ti sembrerà strano, ma ti voglio raccontare questa cosa. Un mesetto fa, più o meno, ero a scuola e stavamo nella mia classe del laboratorio di informatica. Tornando dal bagno, stavo andando in classe a posare i fazzoletti e avanti a me, in fondo al corridoio, c'era il laboratorio. E io in lontananza avevo visto come un'ombra nera entrare in classe. Quell'ombra era delle stesse dimensioni della mia amica e quindi pensai che era lei, perciò mi misi a correre per andare da lei. Entrai. Ma non c'era proprio nessuno. Dopo quell'evento non successe nulla di strano, però il bello è che io vidi proprio quest'ombra simile alla mia amica aprire la porta ed entrare. Ma tutto questo ovviamente molto velocemente. Ma ripeto che non c'era proprio nessuno. Bene tesori, devo dire che questa puntata è stata abbastanza tranquilla. Queste erano le vostre esperienze paranormali. Lasciatemele qua sotto nei commenti. Io vi devo dire che sono la prima ad aver vissuto esperienze paranormali e sono la prima a credere fondamentalmente a tutto ciò che... Neanche immagini cosa sta per arrivare. Bene tesori, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, noi come sempre ci vediamo nel prossimo, mi raccomando scrivetemi qua sotto nei commenti se siete curiose di vedere che cosa succederà nel vlog della mia esperienza paranormale che vivrò appunto con voi e con il team. Ho un bel po' d'ansia, so che sarà una di quelle esperienze molto toste, molto dure, perché stavolta ma vado proprio a cercare esperienza, quindi so che sarà dura e, ma emozionante, molto emozionante, e vloggerò, ripeto, tutto e poi avrete la puntata integra nel loro canale, quindi insomma spero che vi piacerà, perché più che altro lo sto facendo per vivere un'esperienza io e per voi, per farvelo vedere, quindi non è niente di finto, è tutto reale, quindi wow. Ansia. Bene, spero che vi piacerà. Scrivetemi qua sotto nei commenti se siete curiosi di vedere che cosa succederà. Vi voglio bene. E sigla! Bun, bun.